La rassegna stampa è offerta da... Buongiorno, ben ritrovati con la rassegna stampa di Lecce News 24. Sabato 26 settembre andiamo a leggere insieme le prime pagine dei principali quotidiani nazionali e locali. Iniziamo come sempre con il Messaggero. Arriva la pagella per gli statali. Cambiano i meccanismi, le valutazioni affidate a supercommissioni e reti nazionale. Beni confiscati alla mafia, stretta sui compensi per gli amministratori. Toghe contraria. Al centro il vertice Obama-Xi, il Papa all'ONU a Ground Zero. Basta usura ai paesi poveri. Intesa USA-Cina su clima e hacker. Lo scandalo Volkswagen, disastro morale, in Italia via controlli più rigidi, Müller nuovo amministratore delegato, danno enorme provocato da pochi. La Gazzetta del Mezzogiorno, Sud dei trasporti, rivolta per il Frecciarossa, Elia delle Ferrovie dello Stato annulla l'incontro con Emiliano, il 29 ho l'audizione in aula, il governatore dispiaciuto, l'ira di parlamentari e sindaci salentini, sale la tensione dopo la decisione delle Ferrovie di escludere Lecce dal percorso del supertreno. Il caso Volkswagen, Renzi antitedesco, truffa da punire, riforme, strategia PD, anti-Lega. Il caso, gay non trova lavoro e si dà fuoco in municipio, Nardò, paura per il gesto di un 39enne, si cosparge di benzina all'avambraccio. Edizione di Lecce della Gazzetta, Frecciarossa, il Salento non molla, salta il vertice barese contro l'Italia, ora la regione alzi la voce, l'assemblea dei sindaci riunitisi ieri mattina a Palazzo dei Celestini ha detto sì al documento proposto dal presidente della provincia, Antonio Gabellone. Al centro Nardò, sono gay, non mi danno lavoro, cerca di darsi fuoco in municipio, è stato fermato appena in tempo, il primo cittadino gli ha poi parlato. Passiamo al Nuovo Quotidiano di Puglia, edizione di Lecce, Ferrovie dello Stato, altro schiaffo alla regione e al Salento, vertice affondato, Frecciarossa da Milano a Lecce, la Die Elia rinvia faccia a faccia, fitto, basta arrabbiamoci, fronte unito agli stati generali con i sindaci, parlamentari e consiglieri. Al centro per la cronaca, peperoni sui carabinieri per fuggire, sorprese a rubare in un'azienda agricola, arrestati in tre a Nardò. Per lo sport, oggi alle 15 il derby in Valle d'Itria, il Lecce si affida a Diop per battere il Martina. Passiamo alle pagine interne del quotidiano, spegnete, si inquina, stangata su bus e furgoni, non lasciate il motore acceso, nel mirino anche mezzi per la consegna merci, l'assessore, sanzioni fino a 300 euro, nuova ordinanza dell'ufficio ambiente, già stata inviata a tutti gli organi di polizia. Il problema sicurezza in città, galleria, telecamere spente, ora una sede dei vigili, la proposta dei cancelli dopo la spaccata, Zaccheo frena sulla sede della municipale, Foresio, errori del comune. Pagina dedicata alla scienza e ai giovani, dalla buccia di banana arriva l'acqua potabile, premio europeo all'ex liceale di Gallipoli, la mia scoperta tra frutta e verdura. Intanto ieri l'evento, la ricerca sotto le stelle, invenzioni in Ateneo per cambiare la storia. Grande successo allo Studium 2000 per la 10ª edizione, la sorpresa, tanti i bambini, gli universitari, occasione per far vedere cosa facciamo, il rettore Zara, l'obiettivo è coinvolgere le nuove generazioni. La cronaca dalla provincia, Nardò, lancia nei peperoni rubati contro i carabinieri, presi, ai domiciliari tre uomini, avevano tentato di fermare i militari con il lancio degli ortaggi, i ladri sono stati sorpresi giovedì sera in una campagna di periferia, inutile il tentativo di fuga nonostante l'espediente. Concludiamo con lo sport, Martina Lecce, derby verità, Bogliasino guida la banda degli ex, i giallorossi puntano su Diop, intanto la carica di mister Asta, proviamo a punirli con le ripartenze. È tutto anche per oggi con la rassegna stampa, vi do appuntamento a più tardi con il TG di Lecce News 24, grazie e buona giornata. La rassegna stampa è stata offerta da...